Sempre solo buone notizie, per sembrare sicuri di sé. Non mi faccio mai sentire, ma sai tutto di me. Tutto parte dall'amore per il basso, sia il basso elettrico che il contrabbasso, e quindi la tua formazione classica. In realtà ho iniziato gli studi come violinista molto giovane in conservatorio, da piccolo. Poi da più adulto ho iniziato proprio ad appassionarmi agli strumenti gravi e mi sono diplomato prima in basso elettrico al CPM di Milano con Stefano Cerri, il figlio di Franco Cerri, e poi in contrabbasso ho iniziato gli studi a Brescia, poi mi sono trasferito a Castelfranco Veneto e mi sono diplomato lì. Ho suonato anche un anno nell'orchestra del Veneto, musica contemporanea col basso, col contrabbasso. Manca il fiato se ti penso. Nel passaggio tra questa formazione classica e le attuali tue composizioni molto raffinate, sofisticate, c'è cioè una fase di ascolto e forse anche esecuzione di quasi heavy metal o comunque di rock abbastanza duro. Sì, il passaggio, diciamo, di vita è stato il violino per, diciamo, in età adolescenziale, quindi un momento in cui sei un po' obbligato dai genitori, un po' per passione, però non sai bene se è una passione. Poi intorno ai 18 anni, 20 anni c'è il momento della contestazione, quindi ho iniziato a far metal e sono uscito completamente dalla musica classica e ho suonato in questo gruppo che erano i Nox Dolls, quindi un gruppo storico degli anni 90 di Brescia. Il basso, e dopodiché durante questo periodo qua ho iniziato a appassionarmi proprio alla musica d'autore, non sapendo che era musica d'autore. Siamo io e il mio futuro, per anni preparo l'incontro. Tuo approccio per la stesura di musica e testi è molto intimista, molto personale e rarefatto in un certo senso, rispecchia la tua anima, rispecchia i tuoi gusti attuali musicali. Sì, più che li rispecchia pienamente, perché è un'esigenza vera. Nel momento in cui mi metto al pianoforte mi piacerebbe comporre altro. Questo lo dico sempre, perché io ascolto anche gruppi come Nine Inch Nails o David Bowie o Massive Attack, quindi mi piacciono delle sonorità molto più forti. Però nel momento in cui mi metto pianoforte o scrivo delle composizioni, quello che esce è naturalmente quello che si ascolta dal vivo o nei dischi, quindi è veramente puro quello che esce. Prendimi e salvami, lascia che gli altri sorridano. Pensando ad alcuni di questi brani come Tadawando, ma anche ad alcune suggestioni di L'equilibrio non basta, l'album precedente, il mondo orientale, sia nella sua estetica che magari invece quello contemporaneo, ti influenza in un certo senso, un'ispirazione che entra? È abbastanza, non ci ho mai, forse istintivamente, in realtà non ci ho mai ragionato, anzi non ho mai ragionato molto su quello che scrivo. Oltre a curare l'aspetto musicale, è molto curato in modo complessivo, uniforme, l'aspetto grafico, la comunicazione, anche quella su web. Questo per me è importantissimo. Si è perso un percorso proprio non solo musicale, ma proprio di prodotto, che forse una volta era molto più sentito. Cioè, ci sono delle copertine negli anni 70 che sono da paura proprio, in cui vabbè, c'era la possibilità del vinile. Quindi oggi però, non essendoci più il vinile, anzi non essendoci più praticamente neanche il CD, bisogna trovare quel fascino di riuscire a completare la propria opera, che al 50% è la musica e poi è tutto il resto, perché è proprio lo stile che puoi avere dal vivo, alcune sonorità che cerchi, i colori del disco, i colori della copertina devono essere come i colori che uno poi ascolta.
recentemente il video di una tua canzone, ha vinto come miglior fotografia al Festival di Etichette Indipendenti. Sì, sì, al premio, proprio al premio italiano videoclip. Ci sono due sezioni, indipendente e mainstream, e noi abbiamo vinto proprio il come miglior fotografia. Non ho più paura, sei solo per me, fragile e bianca, sei solo per me.